Una ciambellina fritta della longevità sembra uno scherzo? No, è realtà perché la ricerca scientifica va avanti. Oggi la scienza ci dice che per vivere a lungo dobbiamo ridurre gli zuccheri aggiunti il più possibile. La quantità di zuccheri aggiunti massima consentita sono 25 grammi al giorno, ma quanto meno possibile è meglio. Come fare a fare una ciambellina che non solo abbia pochi zuccheri, ma anche pochi grassi, nonostante la frittura, poco sale e tanta fibra per abbassarne l'indice glicemico? Infatti, uno dei problemi maggiori per la nostra salute è proprio l'alto indice glicemico dei dolci e dei carboidrati in generale. Nei laboratori del nostro ristorante Libra di Bologna abbiamo messo a punto questa straordinaria ricetta. Una ricetta in cui la frittura viene fatta in un modo speciale, pertanto ogni ciambellina assorbe pochissimi grassi, soltanto 2 grammi di grassi. Pertanto in tutto il prodotto abbiamo soltanto 3 grammi di grassi, meno di un cucchiaino di olio. Le calorie, infatti, di questa ciambellina assomigliano a quelle di uno yogurt alla frutta, sono intorno alle 120. È una ciambella che viene arricchita di fibre prebiotiche, di inulina a catena lunga, che abbassa l'indice glicemico, ma non solo, nutre la nostra microflora intestinale aumentando le nostre difese immunitarie. Lo zucchero viene sostituito dall'eritritolo, un dolcificante naturale e antiossidante, ma non rinunciamo a un grammo di miele per ogni porzione, che gli dà un profumo straordinario, un sapore straordinario. Quindi tutto il gusto della tradizione a basso indice glicemico, con pochissime calorie, con pochissimo zucchero, abbiamo meno di 2 grammi di zucchero a porzione e la golosità di potersi concedere una bella merenda tutti i giorni oppure anche una colazione. Iniziare la giornata con una ciambella fritta sicuramente ci aiuterà a iniziare con maggiore buon umore. Un aspetto importantissimo, la frittura. È fondamentale utilizzare olio di girasole altoleico, una friggitrice con termostato, ma soprattutto tamponare per ben 3 volte la ciambella, una a una, andando a eliminare il grasso in eccesso anche nel buchino interno e friggerla in modo che si cuocia perfettamente, ma non scurisca il colore, quindi resti ben chiara per evitare la formazione di acrilammide. Tanti, tanti, tanti accorgimenti che potete mettere in pratica anche voi a casa per poter godere di una fantastica merenda, di un fantastico dolce, senza nessun senso di colpa. Anzi, contenti di starvi facendo del bene alla vostra salute e contribuire alla vostra longevità.